Simone, dove stiamo andando? Stiamo andando a Da Nang, poi andiamo a Hoi An. Questo è l'altro hotel che abbiamo preso davanti a una discoteca. Che c'è? Vietnam! Vietnam win! No, dai! No! Questa è la città delle lanterne. Simone, per quale motivo? Perché ci sono le lanterne. Ah, questo è lo street food che dicevo. È questa l'idea di street food. Era bella. Come lo chiamano? Il ponte giapponese. Ragazzi, se ordini quella zuppa ti arriva subito. Scusa, ma so 23, quindi ci stanno 23 musei uguali. Cioè musei, non so che so. Daniele nell'altro tempio ha lasciato le banane come ringraziamento, dono, ringraziamento al dio vietnamita. Oh, questo è Dago Shannon, quel ragazzo buddista. Si scusi, grazie. Allora, siamo andati in un posto chic a prendere delle bevande. Caffè con l'uovo. Guarda che strano. Ah, fantastico. Guarda. Che bello. Dove sta sto uovo? Sto dentro qua. Devi l'albume adesso. Vendono l'uomo ragno con fucile in mano. Per sparare. Cioè, c'ha senso. Questo è il ponte giapponese, un altro ponte giapponese. It's okay? It's okay. It's 4 euro in totale, visto? Questo è il ponte in scala giapponese dove siamo stati noi prima. Entro proprio quello. Pure il negozio. Le bombe che giravano quando smettevano esplodevano. Sì, non diciamo il negozio. Cioè. Oh, beautiful! Come on! Katia! Son! Hai il pugno d'acciaio! Pugno d'acciaio! Calcio potente! Fuoco fatuo! Katia Furlan San! Combattimento! Katia San contro Simone Mione San! Hai il fight!
Vai, vai! Katia San Wine! Ma che vuol dire fast feast? Stiamo per assaggiare la pizza vietnamita. Costa circa 1 euro l'una. Le rane, ragazzi, quelle sono rane, eh? Che regina. Pancake con la Nutella. L'abbiamo pagata circa 1 euro e 20 l'una. Può essere solo che buono. Oh, col dolce di madre Nutella, ci va a nozze. Lanceremo la candela e poi dovremo esprimere il desiderio, ci hanno detto. Preparando le lanterne, sono 4, quindi una per uno, e la lanceremo e poi esprimiamo il desiderio. Non funzionerà mai, perché non funzionerà mai, però esprimiamo un desiderio. Addio, lanterna mia. Fai buon viaggio. Mangiamo anche le pannocchie. Abbiamo pagato 50.000 dong, 2 pannocchie, quindi 1 euro l'una, 25 e 25. Com'è sta pannocchia? Va a puzzare. Queste pannocchie puzzano. Dove andiamo oggi, Samans? Andiamo al Golden Bridge. È il ponte quello con le mani. Andiamo con un fulmino che dovrebbe passare qui davanti. E poi come lo raggiungiamo? Ah, con la funivia più lunga del mondo, quasi 8 km di funivia. Porco cane, Samons, ma è lunghissimo. No, ma no, anche no. I cani vietnamiti sono senza pudore in questa città, va? Guarda come ci va de gusto, eh? Certo. Con la funivia più lunga del mondo, dovrebbe essere tipo 5-8 km, ora non ricordo. Saliremo e andremo a vedere il Golden Bridge, il ponte delle mani, ponte dorato, che hanno costruito l'anno scorso ad agosto in Vietnam. Dicono che è bellissimo. Cascata. Mamma mia, quanto dura. Stiamo sopra le nuvole, ragazzi. Anzi, in mezzo alle nuvole, non si vede nulla. C'è anche tanta nebbia, che appunto è la nuvola, e non si vede quasi nulla. Siamo al Golden Bridge, ma purtroppo sicuramente non uscirà molto bene la ripresa di esso, perché il tempo è quello che è. Questo è un Buddha gigante, alto, tipo, è altissimo, ma si vede veramente poco, purtroppo. Simbolo della prosperità, no? Del nazismo. Sai dove stiamo, ragazzi? Siamo al Golden Bridge. Sono delle mani giganti che sollevano il ponte, no? Ragazzi, siamo in uno dei più grandi ristoranti e questo è tipo un buffet enorme, si mangia qualsiasi cosa si può trovare all'infinito e ci spaccamo, raga, ci spaccamo proprio. Beh. Faremo schifo da 1 a 10 a mangiare? 22. Madonna! Questa, ragazzi, è carne di coccodrillo. Non mi va proprio impazzire, forse non è stata cotta bene. Io mi sono preso queste cose, raga, che non so cosa siano. Boh, proviamo. Wow.
ammazzato, è grosso. Ah, Mr. B. Bruce Lee. Abbiamo Nelson Mandela. Poi Trump. Poi abbiamo Putin. Obama, yes we can, oh yeah. Bruce Willis, Schwarzenegger, Julia Roberts e Sylvester Stallone. Secondo me andava molto bene, a parte il fatto che sarebbe stato più bello con Nelson. Gelato ragazzi con l'azoto liquido, vediamo un po' com'è. Gelato con l'azoto. Quando il male sconfigge il bene bisogna chiamare una persona. Il suo nome è Bananas Boy. Bananas Boy protegge tutte le persone buone a forza di lanciare banane e mangiare pizza vietnamita. Banana Boy, ecco lui che tutti vogliono ma nessuno può avere. Bananas Boy con le sue banane. Boy, ti serve aiuto? Bananas Boy, serve il tuo aiuto, proteggici dal male, fa mangiare banane alle persone.